Allora, siamo con Michele Padovano. Io da tifoso juventino devo ringraziarti per tanti gol, ma soprattutto per uno, tu immaginerai quale, quello contro il Real Madrid. Ma non tanto per il gol che hai fatto, tu ne hai fatti tanti, anche i più belli, ma perché sei riuscito a trasformare un assist di Porrini. E quella è la cosa strana. Forse un tiro. Ma un tocco sotto era, aveva evitato il fuorigioco. Comunque ho un gran ricordo di quella partita. Michele, a parte tutto, ti hanno dato anche la patente da matto qui a Gubbio, che effetto ti ha fatto? Eccezionale, eccezionale, perché veramente avevo una gran voglia di ricevere questo attestato, se così si può chiamare, perché l'avevo visto in giro per la città. Poi avevo chiesto a Stefano che mi sarebbe piaciuto averlo, e lui probabilmente ha preso la palla al balzo e ha fatto sì che io lo ricevessi. Gubbio, quindi un ambiente particolare per vari motivi, non solo sportivi? No, devo dire che mi ha affascinato sin dal primo giorno che ci sono venuto. È un posto che mi è piaciuto moltissimo. Anche le persone che ho conosciuto sono persone molto semplici, ma allo stesso tempo molto particolari. Quindi devo dire che c'è stato un rapporto di reciproca stima sin dall'inizio. Che magari continuerà anche nel futuro. Io me lo auguro, il tempo dirà la sua. Sicuramente le premesse sono buone. Speriamo che sia di buon auspicio per il futuro. Michele, un'ultima domanda. Ho visto in una tua intervista in cui affermavi di essere molto dispiaciuto di non aver mai potuto indossare la maglia granata del Torino. Ora, se sei un tifoso del Torino, ormai non giochi più con la Juventus, quindi puoi confessarlo, eventualmente, così fosse. Assolutamente, guarda, l'ho sempre detto, l'ho confermato quando giocavo nella Juventus, e quindi non vedo perché non lo devo fare anche adesso. Io sono sempre stato un tifoso del Toro, continuo a esserlo, ahimè, purtroppo, siamo destinati a soffrire sempre, probabilmente, quindi anche adesso, che è un momento molto delicato per il Toro, sicuramente continuerò a tifare per questa squadra. Chi è il nuovo Michele Padovano, se ce n'è uno? Ma sono un uomo di sport, un uomo di calcio, che mi piace occuparmi di calcio perché mi piace moltissimo questo sport, è una mia passione, quindi la coltivo come se fosse una cosa alle prime armi. Mi occupo di calcio e lo farò per il resto della mia vita, credo. Grazie Michele. Complimenti. Ciao, di nuovo. T'ho visto segna anche a Perugia. 2-1 vincemmo, una pioggia tremenda. 2-1, era il 90. No, vincevamo 2-0. Dagli il microfono, fallo cantare, dai. Vincevamo 2-0. Intervista. Un altro tifoso del Torino intervistavo. Dopo un tifoso del Torino, un altro tifoso del Torino, ex portiere, era il secondo di Bacigalupo, se non sbaglio, no? Senz'altro. E quali erano i metodi di allenamento di Bacigalupo? Vi allenavate insieme, no? Erano tempi belli, quando giocavo nel Torino con Pulici, Graziani, io con la Berrizzi del Torino, quelle sarà che importa. Una volta mi hanno buttato dentro a me il pallone, ma ero un grosso portiere. Dopo mi hanno intervistato squadre di Milano, Juventus, mi hanno chiamato al comune, se no ero un grande portiere di Serie A. Quindi tu hai una carriera di Serie A con alcuni milioni, con tantissimi soldi, donne, successo, hai preferito giustamente la vita più sobria e morigerata dell'impiegato comunale. Sì. Sì, io ho impiegato comunale, e perché pure essere famoso, un grosso portiere, le donne tutte le mie. C'era tempo, può anche fare più spettacoli, di più che non fatto, ciò d'arne, buttano a troccolo e altre cose. Senti, ma tu sei un tifoso del Torino, no? Cosa diciamo a Davide, il figlio dell'allenatore della Juventus, che vi ha fatto 4 fiaccole all'ultimo derby? Io dico bene, quanto del figlio o del padre, perché il figlio l'ho conosciuto, è simpatico, e il padre Lippi è grande, diciamo. È un grande, io ho girato il mondo, ho conosciuto altri cacciatori. Va bene, adesso andiamo a sentire. Diciamo cacciatori. Ragnacci, Sbrega. No, no, quelli della Serie A. Giagnoni, Bersellini, insomma tutti, anche allenatori del mondo. Va bene, grazie Antonio. Heartful of home. Heartful of home.